Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dell'Ext. Oggi abbiamo molte cose da fare. Intanto infatti ci dirigiamo al piano superiore in cui ci abbiamo un enchanting table per incantarci un po' di cose. Che a dire il vero non mi ricordo nemmeno cos'era. Prima di tutto vorrei provare questo qua. Ok, effettivamente siamo invisibili quindi. Però non ci serve a nulla, detto sinceramente. Allora, dobbiamo prima di tutto riparare il corpetto, quindi ripara. Raga, ci è costato tutta l'esperienza praticamente. Che cosa triste, speravo sinceramente di potermici fare anche qualcos'altro, ma a quanto pare no. A quanto pare dobbiamo diventare veramente molto ma molto più skillati. Mi avete detto tenuto che nella chest qua tengo l'essenza di Ender Pearl, che avevo scambiato per un Ender Pearl. Io a dire il vero non mi ricordo quando l'ho trovata, però se ve lo dite voi che l'ho scambiata per un Ender Pearl, mi fido, ecco. Quindi allora ragazzi, in tutto le essenze che ci servono per fare la spada OP, intanto qua c'ho delle merate addosso, vorrei posarle in qualche modo. Qua non c'è spazio, le butto qua che no... sì ragazzi, ma devo dire che c'è molto spazio nel mio inventario in generale. Allora, ok, vabbè ragazzi, cazzi, io poso tutto qua e poi si vede la prossima volta come metterle a modo le cose, eh. Così va bene. Ah, comunque non mi sono ancora informato riguardo a queste cose che cosa siano. Con questo non ci si può fare nulla, quindi dovrò cliccare col destro. Chissà cosa fa, boh. Fa questo effetto strano. I magneti non mi sono ancora informato, guardo ora, no, non dice nulla, vediamo. Ok. Sì, ha molto senso tutto ciò. Con questo qui ho visto che ci si possono fare le armature delle spade, se non sbaglio, forse sulle armature. E con questo qua ci si fanno o le redstone lamp o queste cose qui che sono tipo le cose che fanno luce, che sono tipo insetti. Questo non so cosa sia, insomma, utilizzate così guardanti la luce. Allora, vediamo ragazzi, volevo vedere cosa mi mancava per, diciamo, fare la spada, cioè in verità per avere queste mixed essence. Allora, ci serve quella della terra, se non sbaglio, che ci serve la terra. Intanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 3, 6, 7, ok, sono 7, ce ne mancano altre 2. Quindi ci manca quella della terra e forse quella dell'acqua, no, quella dell'acqua ce l'abbiamo. Ragazzi, io occhio così non lo vedo cosa manca, quella dark, no, ce l'abbiamo. Oh mio Dio. Quella del cuore? No, raga, io veramente faccio fatica veramente a capire cosa cavolo mi manchi. Allora, cominciamo a modo. Questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa no. Quella del vento. Ah, sì, esatto, ci manca quella del vento. Vediamo come si crafta. Facendo... Voilà, cuocendo questa qui, che si fa con la blades. Sì, vabbè, però cavolo, vuole anche questa. Ah, vabbè, abbastanza facile, ci servono le piume. Ok, ok, varie lezzatine così, si può fare ragazzi, si può fare, dovremmo avere tutto. Allora, le piume effettivamente penso mi manchino, e è sempre stato un problema questa cosa qui delle piume ragazzi, una cosa indecente, quindi se ci mancano le piume purtroppo non posso fare nulla, a meno che non posso scraftare tipo le frecce, ma non penso, appunto no, non le posso fare. Quindi ragazzi, vabbè, se ci mancano le piume non possiamo fare nulla, sì, abbiamo queste qui del Chocobo, ma non ci facciamo assolutamente nulla, quindi io direi in questo episodio qui di andare in atto... Ok, volevo essere sicuro di non averle proprio, perché sennò faccio tipo i fail. Ragazzi, quindi ci manca quella della terra, che se non sbaglio si fa in un modo abbastanza facile. E anche quella del vento si fa abbastanza facilmente, però effettivamente ci servono delle cose che non abbiamo. Perché noi i polli, ragazzi, li amiamo e non li vogliamo uccidere. Tanto stavo per andare nel Nether, ma ragazzi, questo qui, in questo episodio qui riandremo nella Twilight. Allora, ci sono moltissimi mob nella Twilight, non so quanti di preciso. E quindi li vorrei uccidere tutti come ho detto nello scorso episodio, ma effettivamente sono molto difficili da trovare. Quindi, soprattutto ci sono anche altre strutture, oh mio Dio, altre strutture molto interessanti da trovare. Quindi, ragazzi, io vorrei andare un pochino a ciacciare a giro per l'End, no, perché ho detto End, non lo so, per la Twilight, ragazzi, e trovare qualche... un mob carino, qualche dungeon un po' diverso che non si è ancora esplorato, perché alla fine ci sono e quindi giusto per vedere un po' cosa si può trovare. Piume, ma questa piuma è buona per farci le cose o no? Cioè, sì, ci posso fare le frecce, ci posso fare le cazzatine, non mi serve a nulla in poche parole, ok, ho capito. E quindi ragazzi, no, praticamente qua se non troviamo nulla, penso che la prossima volta andremo a cercare l'End, anche se effettivamente nella Twilight ci vorrei ritornare, perché alla fine, come vi ho già detto, ci sono tutti i mob e io li voglio uccidere tutti quanti proprio. Comunque ragazzi, io cerco un po' dei dungeon carini e riprendo. Ragazzi, ho ripreso il video perché succedono cose strane, cioè io mi sono avvicinato in quel punto lì dove c'è quel mostriciattolo lì e sentivo danno e ho guardato verso l'alto e guardate, cioè raga, io non ci credo, quello è metano, è metano,
ora sta spawnando qualcosa su. Raga, cos'è questa roba qui? Quello ero io, ragazzi, ero io. L'avete visto tutti? Ho trovato metano nella exit. Ma che cavolo? Io non ci credo, raga, cos'era? Cioè, l'avete visto tutti che quella era la mia skin? What? Che un boss della exit sia io stesso? Veramente, io questa roba qui, ragazzi, non so se è una mod, se è un bug. Intanto sto sprecando tutti i blocchi in questo modo e probabilmente qua dentro è bucato, quindi non so, magari potrei farci un salto. No, è vero, ora è tutto buio però. Chissà se ci arrivo con un salto. Ok, perfetto. Ce l'ho fatta. Però perché si spacca? Ah, perché se no c'è la tricapitator che mi butta giù tutto l'albero. Ok, perfetto. Quindi, ragazzi, siccome noi non vogliamo buttare giù tutto l'albero, perché vi immaginate il casino a buttare giù tutto quest'albero qui, ragazzi? Con la tricapitator, tipo, oh mio Dio, soltanto il pensiero mi fa venire i brividi. Comunque, probabilmente ci metteremo 3 anni a salire, e io sento queste cicale, cosa sono, che danno una noia terribile, veramente. Madonna quanto le odio, l'ho sempre odiate della Twilight, sono tipo insetti fastidiosi perché, ragazzi, non fanno danno, non servono a nulla, ma fanno semplicemente rumore. Cioè, madonna, una cosa veramente fatta per rompere le palle, io non c'ho parole. Comunque, veramente sono molto curioso perché, come potete vedere in alto, c'è una struttura fatta di blocchi bianchi che a dire il vero non so nemmeno cosa sia, quindi non è un qualcosa di naturale, non penso sia un bug, però quello lì ero io, cioè. Mi sembra strano perché comunque una mod che legga, siccome questa qui alla fine è multiplayer, cioè il pacchetto si può giocare anche in multiplayer, una mod che legga il mio nick e mi faccia la mia skin mi sembra una cosa un po' strana, ragazzi, quindi seriamente io non so cosa pensare di trovarmi lassù, sinceramente, perché quello ero sicuro al 100%, io ragazzi c'era scritto M7, io la mia skin l'ho fatta io. E poi con la M7 lì non ha senso, cioè, veramente io non me la spiego questa cosa qui. Comunque, dovremmo essere arrivati anche se tipo c'è un casino di foglie e non vedo assolutamente nulla. Con la spada in teoria, ok, non siamo in verità arrivati. Qua se c'è un mob mi buttare sotto smatto tipo male, quindi devo stare molto attento. Ok, manca. Oh, oddio, perché non mi sa. Ah, ok, perché le foglie sono brutte cose. Ah, è una nuvola, ragazzi! Ma che sia tipo il mondo dei sogni! Vabbè, forse la sto sparando troppo grossa, ma magari c'ho anche ragione, chi lo sa. Sono blocchi consistenti, sì, ok. Raga, quello. Oh mio Dio! No, no! Era metano, ragazzi! Era metano! L'avete visto? Era un dio! Cos'è? Tipo un dio metano che passeggia nelle nuvole lì. Madonna. Ok, ce la posso fare? Raga, è metà! Armor! Cavolo, cavolo! È potentissimo, ragazzi, è potentissimo! Usiamo lo stick! Ok, l'abbiamo arato, ragazzi! Seriamente? Ah, ma fa 5 di danno. Ragazzi, c'è un altro metano. C'è un altro metano. Devo ucciderlo, devo ucciderlo. Cos'è questo danno che sto prendendo? Cos'è? No, no, ragazzi, ci sto a morire. Non è vero, non sto morendo. Sì, invece sto morendo. Vabbè, mangio una mela dorata. In teoria mi si rigenera tutto. Tu cosa vuoi, mostriciattolo di merda? Ragazzi, qua c'è un qualcosa che mi fa danno. Questa qui, ah. Io sono un nano praticamente qui perché loro sono giganti. Guardate che blocchi giganti che sono questi. Ma che cosa strana. E metano sa costruire soltanto questa roba qui? Veramente non sa fare di meglio. Minchia che scandalo. Vediamo se riesco a spaccare i blocchi con questo mega piccone. Se. Pff, ma veramente. Ma non si può spaccare questa roba. Ah, raga, io non ci sto a capire nulla. Questo qui tipo è un albero gigante, ma come potete vedere è fatto da piccoli blocchi. Cioè. What the fuck, cosa cavolo ho trovato, ragazzi? Cosa cavolo ho trovato? Oh mio Dio. Sinceramente io mi aspettavo tutto da questa serie, tranne che trovare una roba simile. Cioè, non pensavo esistesse qualcosa di simile su Minecraft proprio, capiamoci. E non so nemmeno perché sto continuando a prendere danno, non so cosa sia questo danno qua che sto prendendo. Comunque, ragazzi, qua effettivamente non c'è nient'altro, quindi potrei anche scendere di nuovo. Ragazzi, un episodio abbastanza strano, potremmo anche dire. Ok, farà male, sì, ok, ha fatto un po' male. Vabbè, raga, io tipo penso che qua non ci sia altro da fare, cioè. Abbiamo preso tipo questa spada qui che. Cioè, oh mio. Il bello è che fa soltanto 5 di danno. Guardate, 5 di danno. Cioè, fa veramente schifo come spada. Ma magari qualche particolare di strada. Sì, non so parlare, e sera, ragazzi, come al solito. Magari fa qualcosa che le spade normali non fanno. Magari fa tipo sempre critico, non lo so. Poi c'è tipo il piccone di Cristo che non so ancora cosa possa fare. Quindi, ragazzi, io direi un attimo di scendere, trovare qualche mob e magari tipo
tipo riusciamo a fare qualcosa. Ora, in teoria, facendo così. Attenzione alle tattiche. Cavolo, cavolo. Però se non sto attento qua ci crepo male. Ok. No, no, vabbè, è fattibile, ragazzi, è fattibile. Olle. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sani e salvi fino in fondo. Allora, shiftiamo perché sennò buttiamo giù tutto l'albero, come ho già detto prima. E quanto è spesso? Ok, nemmeno molto. Comunque, ragazzi, ci avevo visto bene. Erano veramente dei metani. Cioè, what the fuck? Cos'è quella roba? Intanto, guardiamo se c'è qualcos'altro interessante intorno. Infatti, io non capivo cosa fosse questa qua. Erano alberi, ragazzi. Erano alberi su una nuvola. Cioè, boh, ok. Allora, un mob. Ok, vediamo quanto fa di danno. Allora, questa ha 8 di vita e fa 6 di danno. Fa schifo. No, però questo l'ho fatto critico e non mi sono nemmeno mosso. Cioè, non è che l'ho fatto tipo l'attacco dall'alto. Però, vabbè, queste cose qui. Vediamo, ragazzi, quanti utilizzi ha, perlomeno. Beh, almeno a 1000 utilizzi, sembra quasi una spara in diamante, però sinceramente vorrei approfondire un po' di più, ma mi sembra veramente una merdata in confronto a quella che abbiamo noi di spada, cioè, è enorme. Vediamo anche... vediamo anche il piccone a questo punto, dai, cioè, raga, ma dai. Ma veramente, io voglio vedere ora se scava a modo o no. Aspettate, c'era tipo della cobblestone qua, ok, vediamo. Beh, oddio. Ragazzi, OP! Ragazzi! Cavolo, ma l'avete visto? Guardate! Oh mio Dio, ma scava tutto! Si sta consumando tipo... Proviamolo... Aspettate, proviamo subito questa qua. Vabbè, questo qua tipo... Bah, oddio, la spada non mi sembra che sia così buona. Però, comunque, cioè, sicuramente è meglio la mia, eh. Però vabbè, la spada magari è un altro utilizzo che io non conosco, magari... Boh, magari col destro tipo para tutti i colpi e non mi fanno assolutamente danno, non saprei, ma comunque non mi sembra una grande cosa. Quindi ragazzi, intanto piglio questa roba qui e cerco di risalire un attimo, anche se non ci riesco, incredibile. Ora vabbè, spacco questo qua, spacco il mondo proprio. Vabbè ragazzi, comunque io sinceramente pensavo che fosse un piccone di merda, invece cavolo, questo piccone qui per una volta una mod mi ha, diciamo, lasciato a bocca aperta più di una volta, perché questa cosa, oltretutto, che mod è della Twilight Forest, sì, quindi è una cosa proprio boh, ok. Comunque ragazzi, io vorrei rimanere in questo punto qui, perché la prossima puntata, siccome troviamo, il labirinto ragazzi, questo qui ci dobbiamo andare subito. Che sta proprio qui davanti. Nel labirinto ci si trova un altro boss, ma a dire il vero non mi ricordo quale. Soprattutto speriamo non sia tipo respawnato, ma tanto non so, a dire il vero non penso nemmeno si possa barare qui, perché, ecco, guardate, guardate. No, 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 se praticamente cerco di spaccare i blocchi mi danno danno. Però non so se posso superarli in questo modo. Ah beh, in effetti c'ho il super jump. E beh ragazzi, comunque no, no no no, non si può fare così ragazzi. Allora, il prossimo episodio ragazzi andremo qua dentro a cercare un po' le lezzate. Intanto spizziamo un pochino, guardate quante lezzatine ci sono. Ragazzi, il prossimo episodio andremo lì dentro a fare tante cose e trovare cose forse interessanti. Comunque, anche se questo video qui non è stato molto proficuo, perché effettivamente non abbiamo trovato chissà che cosa, a parte questa looting bag che è buona, poi per il resto non abbiamo trovato chissà che cosa. Ma comunque è stato molto, a mio parere, strano e un po' diverso dal solito. Cioè, guardate cosa abbiamo. Comunque, appunto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto ed è. Ciao a tutti.